Oggi ho voglia di chiacchierare un po', quindi video tag. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi non facciamo niente. Chiacchieriamo soltanto e lo facciamo parlando di un tag che ho visto nel canale di Nicole Kiss and Makeup 01 che mi è sembrato molto carino da rifare, anche perché mi dà l'occasione di ringraziarvi. Oramai siamo davvero tantissimi e quindi volevo ringraziarvi per la vostra presenza, per il vostro affetto, per il vostro essere così carini, educati, gentili, disponibili. Grazie, grazie a tutti, grazie ai nuovi iscritti e grazie a quello zoccolo duro di Arte per te che mi accompagna oramai da quasi 2 anni e mezzo. Grazie davvero di cuore, questo tag lo dedico a voi. Il tag si intitola Le 5 cose per cui YouTube ti ha cambiato la vita. Cominciamo subito. Cosa numero 1 per cui YouTube mi ha cambiato la vita? Ed è una cosa che mi fa pensare ogni giorno della vita ormai. La possibilità di arrivare a tutte quelle persone che avrebbero voluto fare arte e non potevano perché non ne avevano i mezzi. Perché naturalmente l'arte non è una cosa fondamentale della vita, ma è una cosa che può coltivarsi autonomamente nel proprio io. Ma per tutti coloro che volevano esprimersi con la tecnica, con le forme giuste, molto spesso questo era interdetto da poca possibilità economica, mancanza di tempo, mancanza di feeling con le persone che proponevano loro dei corsi. E così YouTube mi dà la possibilità di arrivare da tutti voi e di sopperire lì dove non avevate potuto trovare una soluzione alla vostra voglia di arte. La cosa che mi ha stupito e che mi ha cambiato effettivamente la vita è vedere quante persone amano l'arte. Io ho sempre creduto che tutti lo dicessero un po' per intellettualologia, cioè la voglia di apparire intellettuali. Effettivamente tutti dicono: ah sì, a me l'arte piace, poi quando c'è da proporre un museo tutti, almeno tra i miei amici, tutti si danno proprio a gambe levate. Quindi è bello vedere, mi ha cambiato la vita il sapere che c'è tanto desiderio di arte, mi ha cambiato la vita il sapere che io posso fare una piccolissima cosa per poter saziare qualche piccolo languorino di arte sparso per tutta l'Italia e anche ormai da qualche altra parte, anche in Spagna e Messico, ho visto dei vostri commenti, bellissimo, mi piace arrivare con l'arte di Arte per te un po' dappertutto. E questo mi ha cambiato la vita perché mi ha dato questo senso di collegialità dell'arte che mi mancava, la vivevo sempre un po' come un qualcosa di individuale, mi sentivo sempre una bestia rara tra me e mio marito e basta. Adesso un'altra cosa che mi è piaciuta di YouTube e che mi ha cambiato la vita è scoprire alla veneranda età di gran anni, di quasi 40 anni ragazzi, quasi 40 anni, sapere che il mondo dell'arte è un mondo fatto di persone bellissime. Perché voi dovete sapere che nella realtà non è proprio così. Il mondo artistico è un mondo pieno di competizione, un mondo fatto di mille brutture. E invece, mio marito che ride perché è bello, e invece su Arte per te si è creata una sorta di solidarietà tra artisti basata semplicemente sullo scambio di idee, sull'incoraggiamento reciproco, sulla voglia di fare arte fino a se stessa. E sapete perché? Perché su Arte per te non ci sono fini economici, perché è sempre quello, il soldino verde che guasta tutto. Perché l'arte effettivamente non dovrebbe far scaturire questa corsa al massacro che invece c'è nella realtà. Mentre il web, YouTube, mi ha dato la possibilità di creare un mondo dove l'arte è al centro, ma c'è solo quella, non ci sono interessi economici che girano attorno. E quindi è diventata una cosa bella e pulita come l'ho sempre immaginata. Ci siamo riusciti e questo mi ha cambiato la vita, mi ha dato una botta di ottimismo non indifferente. Terzo motivo per cui YouTube mi ha cambiato la vita è il fatto e la consapevolezza di non essere mai sola. In qualunque momento della mia giornata, quando anche io possa sentirmi tristissima o
smarrita un attimo, oppure anche sola, no? Annoiata in un frangente, come può capitare a tutti noi nella vita, io ho sempre la mia finestra sulle vostre vite e mi basta dire un ciao su Facebook o su YouTube ed ecco che la mia vita si riempie di voi, si riempie delle vostre vite, si riempie della vostra gioia, dei vostri sorrisi, del vostro affetto e tutto torna meraviglioso. Sembra retorica, ma in realtà è proprio così, perché io ho la consapevolezza che in qualunque città d'Italia oggi io possa recarmi, trovo sempre qualcuno di voi pronto ad accogliermi. Io non sono più sola, ho sempre la consapevolezza che mi accompagnate in qualunque spostamento, in qualunque attimo della giornata, anche solo con un tweet, anche solo con un post su Facebook, è bellissimo, è avervi con me sempre. Quarto motivo per cui YouTube mi ha cambiato la vita è dare una valenza seria al mio lavoro. E detta così sembra brutta, ma è così. Nel senso che durante la mia carriera, io oramai è più di 10 anni che lavoro nel mondo dell'arte, ho sempre lavorato, ho per lungo tempo fatto l'insegnante, quindi ho sempre lavorato con persone che erano un po' costrette a assorbire quello che io avevo loro da dire, quello che io avevo loro da insegnare. Non sempre c'era un entusiasmo reale dall'altra parte, perché molto spesso i ragazzi non si rendono conto della fortuna che hanno nel poter apprendere delle nozioni artistiche, nel poter frequentare un'accademia, nel poter frequentare un corso. Lo fanno così un po' per inerzia, un po' per punteggio, un po' per il pezzo di carta. Invece con Arte per te ho visto l'entusiasmo fanciullesco, pronto, e per fanciullesco intendo genuino, con cui si seguono le lezioni di storia dell'arte, di fai da te, di iconografia, di restauro, qualunque tipo di cosa io vi proponga, viene sempre accolta con un entusiasmo che mi lascia di volta in volta sempre sbigottito. Ogni tanto io faccio i video, li edito e dico ma piacerà, ma forse non è interessante, non sono stata abbastanza accattivante, certe volte ho mal di testa, quindi faccio dei video un po' così, cioè di contenuto, ma magari non sono simpaticissima nel video, vado avanti perché devo, perché ho voglia di comunicarvi quello per cui vi avevo lasciato in sospeso magari la lezione precedente, e voi lo accogliete sempre con un grande sorriso e con enorme soddisfazione. Questo dà al mio lavoro nella vita reale uno slancio, perché quello che mi manca nella vita reale, boom, ve lo caricate voi con una carica di energia, diciamola in soldoni, qualunque cosa succede nel reale di non apprezzamento, quando cercano di sminuirti dal lavoro, quando succede che non vieni apprezzata, quando vedi che gente che se ne frega di quello che fai anche se ci hai messo uno sforzo pazzesco, poi io dico ma che me ne frega, io e i miei ragazzi su Arte per te che apprezzano tutto quello che fanno, quella è la vita vera, quella è gente vera, queste sono persone che vengono mosse non soltanto da cose reali ma anche da interessi personali, invidia, competizione, insomma il mondo reale per me, per la mia situazione, è più brutto del mondo virtuale, quindi non è brutto, il mio mondo reale grazie a Dio è bellissimo, sono felicissima della mia vita, però capitano gli intoppi della vita quotidiana e in caso ci siete voi dietro le mie spalle, oramai quasi 10.000, a supportarmi e spingermi, quindi capite bene che avere 10.000, quasi 10.000 persone in un canale di arte dà quella spinta in più. Qua non si parla di cose carine, frivole, divertenti, qui si parla anche di cose stressanti, certe volte di prospettive, di sezioni auree, di iconografia, cioè cose pesanti magari di contenuto, eppure siamo già quasi 10.000, chi l'avrebbe mai detto? E poi, ora vi faccio ridere, una cosa per cui YouTube mi ha cambiato la vita è che mi ha costretta a mettermi seriamente al PC. Io ho imparato in maniera, direi, discreta, qua guardo il regista, ad usare il PC. Oramai non so montare i video, mi rendo conto del lavoro che c'è dietro a un video quando lo guardo, capisco tutto quello che c'è dietro al mondo di YouTube, dietro i social network, non li subisco più da fruitrice come è facile subirli, no? So cosa è giusto pubblicare, so che cosa è giusto non pubblicare, ho una consapevolezza maggiore nell'utilizzo del mezzo mediatico. Voi sapete che per esempio non pubblico mai foto di mio figlio perché capisco la potenzialità del mezzo e la pericolosità insita nel mezzo, perché noi siamo pericolosissimi, nel senso che so anche gli argomenti, capisco anche gli argomenti cui trattare e che è meglio evitare, perché c'è da un'altra parte un'utenza che ha necessità
del nostro rispetto e quindi che noi si pensi anche per voi, per non sottoporvi cose che potrebbero disturbarvi, che potrebbero indurvi magari a spendere troppo, che potrebbero indurvi a comprare cose inutili. E in questo senso, e quindi se io devo fare questa cosa, devo fare questo ragionamento, automaticamente non subisco più tutto quello che mi era indotto dai social network, che prima magari da semplice fruitrice assumevo senza neanche accorgermene. Quindi la consapevolezza del mezzo mediatico, che mai, vi giuro, io ero una schiappa al PC. Ho comprato il mio primo PC 6 anni fa, non prima di 6 anni fa, quindi sono una neofita nel campo, eppure mi è piaciuto viverlo in maniera creativa. Non mi piaceva quell'oggetto sul comodino lì e io davanti a assorbire, volevo esserci dentro, entrare tra i meccanismi e vedere cosa c'era lì in mezzo, e ci siamo riusciti, siamo tutti qua tra i meccanismi di YouTube. Bene, questi sono i 5 motivi per cui YouTube mi ha cambiato la vita, e tutti questi 5 motivi possono essere riassunti in un motivo solo, il più importante, quello per cui ogni volta mi siedo su questa sedia, accendo quella videocamera, queste luci che mi cuociono di volta in volta, e parlo. Perché ci siete voi. YouTube mi ha cambiato la vita, perché nella mia vita mi ha donato tutti voi. Il regalo più bello, prezioso e inaspettato che potesse arrivarmi. Voi, nella mia vita ci siete voi. E non solo nella mia vita virtuale, ma anche e soprattutto nella mia vita reale. Perché io vi porto con me, nel mio cuore, nei miei gesti, nel mio modo di fare, nel mio essere, ogni istante della mia vita. Oramai ne fate parte e vi ringrazio perché l'avete arricchita, ognuno di voi a suo modo. Da ognuno di voi ho tratto qualcosa. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per tutto quello che quotidianamente fate per me, per l'affetto che mi dimostrate, per il modo in cui lo fate. Siete speciali. Io vi porterò per sempre nel mio cuore e tutti noi siamo arte per te. In questo YouTube mi ha fatto un enorme regalo, quindi grazie YouTube e grazie a tutti voi per essermi stati a sentire come al solito nei miei sproloqui. Bene, vi lascio, vi mando un grande bacio, un grande grazie e a presto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!